Che comman... Eccoci, Buonasera, buonasera, buonasera. bentornati alla meglio gioventù. In circonvalla, la meglio gioventù. Questa sera tante novità. Si vede. La prima. Il pilota. Il copilota che non si vede. Un applauso per Fabio. Sai cosa abbiamo imparato le scorse puntate con Lorenzo? Che quando si battono le mani si fa lontano dal microfono, perché io e Francesca abbiamo battuto le mani proprio così. Dai, cuffia. Cazzo. Pronta? No. Penso senti, adesso sfumerà, quindi ti conviene parlare già su lui che sta sfumando. Quindi vedrai 43, 20, 5, poi vedrai i 7 dell'intro e poi parte la sigla. Ah, mi mandi tu? Sì. Giovedì 20 aprile. Non lo so se... No, lascia. Sta sfumando? No. Giovedì 20 aprile, sono le 20:14 e noi siamo meglio gioventù. In realtà è proprio di 7, può essere anche 8. No, non fa niente, meglio così. Mi è dato un WhatsApp. Sì, Cannabis Day. Cannabis Day. Adesso lo leggiamo. Ma chi è? Ma chi è? No, aspetta. In realtà non è qua che si... Fabio, aspetta. No, aspetta tutti. È qua. No. No, cioè dopo che si fa... Buonasera e bentornati a In Circonvalla, la meglio gioventù. Io sono l'amministratore delegato, Elisa Balzarotti, e questa sera sono in compagnia del professore... Eccoci. Lorenzo. Eccoci. Ma... Buonasera, buonasera. Manca una presenza fondamentale. Manca il nostro PM. La nostra PM. E cosa facciamo senza la nostra PM? Ce la facciamo. Ce la facciamo lo stesso, sì. Sì, sì, siamo bravissimi. Ormai siamo belli rodati. È quasi 2 mesi che stiamo facendo radio. Ma dice che ci segue. Controlla. Controlliamo? Controlliamo. Proviamo. Se ci controlla. Di oggi, come sapete, sono in tour per l'Italia per lavoro. Però vi penso. Allora, no, vorrei sapere come sta andando senza di me. Poi, bravissimi, perché io sono molto fiera dei miei cuccioloni. Adesso vi ascolto e vediamo come va, poi tra un po' vi do un feedback. Ecco, gradirei proprio non essere dimenticata. Va bene che il Lore, il professore, fa cose, disfa, non mi caga, non mi invita mai, però ecco, non mi dimenticate così. Baci, ragazzi di Crystal Radio, buona serata. Ma non ti dimentichiamo, Fra, non ti dimentichiamo. Come possiamo dimenticarti, Francesca? Ci hai iniziato tu alla radio. Esatto. Come possiamo dimenticarti? Io prima non sapevo parlare. No, hai imparato a parlare prima di Francesca qua. Non sapevo parlare. Ma ti ha insegnato proprio a parlare? Sì, sì. E professore, come faceva prima? Suoni gutturali. Suoni gutturali. Siamo tornati alla preistoria. Siamo tornati alla preistoria. Siamo tornati anche a una bella tristezza in questi giorni uggiosi. Questi giorni. Il primo però ce ne saranno tanti, ci dicono. E già lo senti. Già lo sento, infatti prepariamoci a questi giorni. Diteci anche voi cosa fate nei giorni di pioggia. Ma ne parliamo dopo. Io sono impazzita perché ti vedevo qua, ti percepivo qua. Sentivo, o non mi sentivo o gracchiava fortissimo. Sì, adesso posso. Su quel cavolo lì, non lo sapevo. Riabbasso. Oddio, siamo fuori, vero? Sì. Non sta lampeggiando, siamo fuori. Sì, fuori. Poi lo vedi. Lo vedi da. Ora devo parlare? Io? Devo parlare? Sono fuori. Comunque uno dentro, uno esco, ed è sì. Più facile. L'importante che sia. No, uno entra e uno entri. Uno entra e uno esci. Non fa schiacciare due, fa tutt'altro due. Uno entro, uno esco. Sì, non, due non schiacciano sì, mai. Sì, ma no. Ma secondo te Cannabis Day... Che cazzo lo so, ce l'hai con noi col nostro sfondo? Che cazzo lo so,
Non lo sappiamo. È una persona. Su WhatsApp, ricordi di cliccare su MB Live, se no uno. Sì, è oggi il Cannabis Day. Vabbè. Ciao Fabio, ciao. Grazie, ciao. Ricordiamoci di ricordare il numero. Ricordiamo il numero, ma lo ricorderemo di nuovo in onda. Okay. Ho già letto un messaggio, poi lo leggiamo. Aspetta! Se volete scrivere al 331-78-53-555. Abbiamo un messaggio. Io mi dimenticherò. Che però riprendiamo anche in radio il messaggio. Ma, no, lo leggo solo in radio. Ora te lo... Ti do l'anteprima in... Ma sai chi è? Sì, ma non ho capito il messaggio. Chi è? Chi è? Chi è? Erika. Erika. Ma secondo te è musicata? In un giorno di pioggia, Andrea e Giuliano... No, non è quella. Ah, sì. No. Hanno incontrato Licia per caso e Giuliano incontrano Licia per caso. Ecco, non lo sapevo giusto. Io non l'ho capita questa. Andrea, non l'ho capita. Giuliano incontra. E tu che hai incontrato? Adesso lo rileggiamo. I believe in you. Come rie? E che smilino, io non lo sapevo. Con cos'è che abbiamo chiuso parlando di questo giorno di pioggia? Sì, però adesso recuperiamo dicendo la meglio gioventù. Sì, no, lo so. Siamo la meglio gioventù. Ricordiamo appunto il numero e quelle robe lì. Poi alla fine resta un minuto per parlare di roba nuova. I believe in you. Posso dire I believe nel sole? Eh? I believe nel sole. Eccoci ritornati con In Circonvalla, la meglio gioventù. Eccoci. Stavamo ricordando in questi giorni di pioggia I believe nel sole, che ritorni velocemente. I believe nel sole. I believe in the sun. Ok, ok. Come Albano. Eh certo, sono italiana, devo italianizzare tutto. Giusto, 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 fai benissimo. Allora, ricordiamo innanzitutto a chi ci ascolta, che ci può anche vedere sul profilo Twitch di Milano All News, e ricordiamo che ci potete anche scrivere al numero WhatsApp 331-78-53-555. Vedo che è arrivato un messaggio. Abbiamo già un messaggio in questo giorno di pioggia. Andrea e Giuliano hanno incontrato Licia per caso. Mi ricorda qualcosa? Ti sblocca un ricordo? A me no. Non ti sblocca un ricordo? Solo perché l'hai canticchiata prima. Ma ho sbagliato anche il tempo in realtà, quindi secondo me siamo troppo giovani per ricordarcela. Sì, infatti a me non dice niente. Eppure un sacco di cose vecchie, âgées, le so per bene. Questa mi manca. Questa ti manca? Che cos'è? Dimmi che cos'è. È un cartone, Kiss Me Licia, credo, no? E Kiss Me Licia, per favore confermatecelo prima che stiamo facendo una al brutta figuraccia. Al 331-78-53-555. Secondo me ci arriveranno una marea di insulti. Può perché essere. Non ci ricordiamo di questo Può cartone essere. Che ha fatto la storia. Può essere. Comunque stavamo dicendo, oggi giornata per meteoropatici. Per i meteoropatici. No, non è la giornata per i meteoropatici. Sono quelli che... No, trattiamo questo tema perché... Una giornataccia veramente che a me personalmente ha messo il morale sottoterra. Quindi tu sei meteoropatico? Molto, abbondantemente, molto abbondantemente. Io neanche più di tanto. Io sono messaggio patico. Ah, ho appena coniato un termine. Allora dopo questa canzone dopo mi spieghi per bene cosa vuol dire. E capiamo anche chi sono i meteoropatici. Si potevamo andare più lunghi di 2 secondi, sì. Mi sa. Però vabbè. Giusto. È giusto, grazie Erika. Hai visto? Bella. Per la mia mother, please listen to me. No. Dimmi almeno che sai chi è Meghan Trainor. No, solo di nome, io non ce l'ho queste cose. Hai presente il trend? Non posso. Quello non so che c'è tipo. Ah, come Louis Vuitton. Ah, come quella del tipo. No, perfetto. Sì, io che dico a te dei trend. Grazie per averci confermato. Bella Meghan Trainor. Allora adesso facciamo. Don't call me up. Abbiamo 2 tappetini. Cosa
Vabbè, parliamo appunto del fatto che meteoropatico. Siamo tutti tristi. No, io prima adesso ti chiedo cosa vuol dire messaggio patica. Non esiste, l'ho appena coniato. Vuoi entrare tu? Allora, vuoi entrare tu, me lo chiedi? Faccio tipo una idea. Eravamo rimasti a cosa vuol dire messaggio patica, perché credo. Credo. Ho una prima impressione di esserne, di esserne affetto pure io. Dici. Tu, ma sì, ma tutti, dai. C'è quel messaggio, facciamo i tappetini su, che c'è quel messaggio che aspetti, che ti svolta. È normale. Tutti, mm-hmm. tutti sono messaggi opatici. Sì, io ho la capacità di passare da una felicità inaudita, che poi io sono anche bipolare in tutto questo, ho la capacità di passare da un picco di felicità inaudita a una profonda tristezza, disperazione, in un quarto d'ora, di incazzarmi come una iena e poi ripigliarmi nel giro di 10 minuti. Comunque questo puzza davvero, ma tu l'hai tenuto l'altra volta? No, l'ho messo giù, perché non mi ha mai richiamato per le P. Perché? Per quel colore lì è il filtro antipop. Ma tra l'altro la P è l'ultimo dei problemi con me. Vabbè, è la lettera dell'alfabeto sbagliata. Ma perché la P? Maronna. Ah, scusa, mi ha tossito, scusate. 10, entri tu? Va bene. Ma Eli, anzi AD, il nostro amministratore Dica. Delegato, mi stai dicendo che sei messaggiopatica. Allora, spiegami un po' cosa vuol dire, perché così a una prima impressione potrei esserne affetto anche io, da questa strana forma di cleptomania. Però questa tu mi sa che non l'hai capita? No, l'ho capita, okay. L'ho capita, stranamente l'ho capita. Ma intanto è un termine coniato da me in questo preciso istante, non credo esista Accademia della Crusca, perdonami. Però semanticamente... Ci sta. Messaggio patico è quando il tuo stato d'umore... Sì. No, non sì, è vero, dipende. Stato emotivo, il tuo umore... Non si dice, ma dipende. Io l'italiano lo sto ignorando stasera. Quando il tuo stato d'umore, dai, il tuo stato emotivo dipende dai messaggi che ti arrivano dalle persone con cui hai a che fare di giorno, dalle persone che ti scrivono. Ma allora secondo me siamo tutti un po' messaggiopatici. Tutti aspettiamo quel messaggino forse troppo vecchio, quel messaggio, quell'audio, no? Però c'è quel messaggio che magari ti arriva alle 8 del mattino che ti influenza l'intera giornata. Fai come me, dormi e svegliati fai come tardi. Lorenzo, fai come il professore che si sveglia a mezzogiorno con 50 messaggi di appello, di aiuto. Devi fare due tranche. Appena ti svegli rispondi a tutti i messaggi, okay. E quando vai a dormire rispondi a tutti i messaggi. A meno che non siano robe imminenti, chiaramente. Ma non puoi risolvere i problemi nel mezzo. No, vabbè, è chiaro che se serve risolvere i problemi, se c'è un impegno, un appuntamento, eccetera, è chiaro che rispondo. Allora, intanto stiamo capendo come risolvere il problema dei messaggi opatici. Dei messaggi opatici, ma non dei meteoropatici, che è il tema della nostra puntata, però. Quindi dopo cercheremo di capire come risolvere anche questo. Sì, cosa si fa nei giorni di pioggia, a Milano in particolare? Secondo me tu hai la soluzione. Io ho la soluzione. Fare la lampada per ricordare il sole piove. E l'estate, ma ne parliamo dopo. Abbiamo un audio. Ora non so come si faccia. Secondo me si può ascoltare, no? No, la questione è che potevamo parlarci ancora sopra. Sì. Perfetto. Va bene. Next time. È che io non so come. È inoltrato. È che se io lo mando qua non si sente. Per fare che si senta dovrei mandarlo lì. Sì, però sai. Cioè, e poi dovrei prima sentirlo io prima di mandarlo in onda. Vabbè, ma qua non lì so basta come staccare il cavo si qua. Faccio. Come si va? No. Erano gli sugar free. E balla. Erano gli sugar free, mamma mia. Quanto tempo. Ve la ricordate, amici? Aspetta, io pensavo strano. La forma di cleptomania. Quanto l'abbiamo cantata nelle macchinate verso il mare. E di ritorno dal mare quando ti innamoravi dell'animatrice. Ti sei mai innamorato dell'animatrice? La domanda è, non ti sei mai innamorato? No, io non... No, aspetta.
Io non mi innamoravo degli animatori. Ma era chiaro, ragazzi. Degli altri ragazzi che erano lì con me. No, no, io delle animatrici, perché la ragazza più grande mi è sempre piaciuta. Volevi farle arrestare. Volevo? Farle arrestare. Volevo cioè, farle arrestare. Cioè, immagino te, 12 anni, questa 18. No, dai. Allora, partendo dal presupposto che chiaramente non avevo speranze, ma nemmeno con quelle di 12 anni. Quando io avevo 12 anni. Ma carina, abbiamo visto le foto. Sì, però ero impacciato. Cioè, perché adesso invece... Adesso va molto adesso, meglio, adesso, adesso sono la strada è liscia. Un Don Giovanni, insomma. Se ci ascoltano, no, comunque, se ci ascoltano... Chiaramente sto scherzando, però è chiaro che mi innamoravo. Ma io ho questo flash... Addio, amore mio. Bellissimo, di ritorno da... Forse l'Abruzzo, non mi ricordo dove eravamo. Okay. Io appoggiato al finestrino a sentire questa canzone, però non ricordo il nome dell'animatrice. Ecco, male. Io non me li ricordo. I nomi li ricordi? Il che vuol dire che li hai anche seguiti su Instagram. Non è vero. Secondo me sì. Non è vero. Io non mi ricordo. Ero ragazzi. Piccolina. Io ho scoperto da mia madre, non me lo ricordavo io, che io ho avuto un fidanzatino al mare, che ero piccola, che eravamo proprio fidanzatini, ci avevamo anche scambiati i numeri, ma io non me lo ricordo. Quindi io ho avuto un primo fidanzato di cui non ricordo niente, questo la dice lunga. Vabbè, del tuo rapporto con gli uomini. Esatto, sul mio rapporto con gli uomini, questa la dice veramente lunga. Il secondo audio della fa cosa che diceva egli? Eh? Il secondo audio della fa? Non dopo la metà la mandiamo. Ma non c'è quello della doppia canzone? Sai che dobbiamo togliere un paio di tappetini, vero? Sì, ma dopo. Ma è che la metà è più della... è a 45. Vado io? Sì. Ma come pompa, madame. Brava. Bentornati a In Circonvalla, la meglio gioventù. Questa sera stiamo cercando di risolvere un problema che affligge un po' tutti, i meteoropatici. Soprattutto i milanesi meteoropatici, perché a Milano la pioggia si fa sentire veramente. Cioè, quando c'è... Quando piove, si fa sentire tanto. Però a Milano siamo fortunati, lo dico sempre, a Milano... Fortunati e sfortunati, quando fa caldo, quando fa freddo, quando piove, non fa due gocce. Ma tu pensi di parlare in prima persona di Milano? Tu che sei... dell'Interland, dell'estremo Interland. Però comunque faccio provincia Milano. Sul documento ho scritto provincia Milano, siamo tutti posso fratelli, parlarne. Siamo tutti fratelli. Beh, ma io mi reputo il mondo di è paese. Milano. Tutto il mondo è paese. Perfetto. Ma io dico sempre, io appena posso prendo e vengo qua a Milano, non per... accusare i piccoli paesi, però Milano c'è tutto, il sole, la pioggia, la neve. C'è il panettiere sotto casa, sai quelle cose che si dicono sempre. No, cosa si può fare? Allora, banalmente, il cinema, sempre la soluzione migliore. Sì. Cinema. Il cinema è un po' anche scontato. Buona cinema, compagnia. Ormai. Sì. Un po' scontato. Stiamo parlando del weekend sempre, chiaramente, perché in settimana cosa si fa? Si va al lavoro e si becca la pioggia in ufficio. E si ascolta noi mentre si torna a casa. Certamente, ecco. Perché è fondamentale. Cosa si può fare poi? Cosa una, si fa? Una partitina a biliardo? A biliardo? Non lo so. Al bowling? Tanto tutto insieme. Che cosa stiamo in America? Ma io, sai che io vado spesso al bowling? Ti piace? C'è anche il biliardo? Sì, ho scoperto anche... la bellezza di andare a giocare a bowling. Volevo dire una cosa ma non sai che a me non piace proprio il bowling, annoia. Non ci hai mai provato? Certo che ci ho provato, però mi annoia. Come no? Non... ma devi avere degli avversari che ti tengano testa. Oppure ti annoia perché perdi. Io gioco con le barriere tra un po' e... anche ragazzi, ho provato. La situazione è questa, non c'è niente da fare. No. Vabbè dai, io... Non ti ho parlato sopra? No. Infatti. Secondo me ci stiamo dentro. No. Scusa, ascolti un audio a sta veloce. Come ascolti un audio? No. Solamente no, perché mi sembra strano. Perché? Allora, cosa succede? Succede che abbiamo il metà, in realtà è 45, perché abbiamo iniziato e qui è 14. Quindi abbiamo il... No vabbè, ma c'è la nostra canzone, lunatica, meteoropatica, messaggiopatica, tutto attica. Tutto attica. Bruce Springsteen. Oh, cosa c'è di Bruce Springsteen?
Aspetta che tiro fuori il mio inglese. There goes my miracle. Sì. Allora, a me va bene tutto perché dopo c'è il Tizi. Quindi quando vedo Tizi, cioè? Tizi. Al Tizi. Il Tizi, se noi siamo amici, tu non lo sai che noi ogni domenica mangiate la quaglia assieme. Non mangio la quaglia. No, scusami. Io non mangio la quaglia. Scusami, vabbè, era per dire, cioè, fate il pranzo della domenica. Ah, ecco. Ma perché tu il pranzo della domenica mangi la quaglia? No, assolutamente. E cosa mangi? No, però nell'immaginario collettivo, ecco, la quaglia. No, mangio di tutto. La quaglia, ma a casa mia è proprio una roba che... Ma no, ma chi è che mangia la quaglia dagli anni 70 ad oggi? Nessuno, però evidentemente prima. Sai che non so neanche come. Se qualcuno mangia la quaglia, ce lo può far sapere, per favore. Adesso ci arrivano mille messaggi di gente che mangia la quaglia. Io mangio la quaglia. Mi sta parlando dei vecchi. Dai, pensiamo a cosa si può fare. Cosa si può? Allora, cinemino, l'abbiamo detto. Cinemino. Si va a giocare da qualche parte. Ci si autoinvita a casa di amici. Ci si autoinvita a casa di amici. Tu, esperto in autoinviti a casa di amici? I giochi da tavolo. Riscopriamo i giochi di da tavolo. Sì, brava. Riscopriamo i giochi da tavolo. Poi ti posso chiedere cosa ti abbiamo regalato? Sì. Non credo che possiamo fare tutta questa pubblicità. Vabbè, un gioco di carte. No, vabbè, sì, cioè, diciamo, ci si autoinvita a casa di amici, cosa si fa? Si gioca ai giochi di società e da lì attacchiamo il pippone sui giochi di società. Cioè, il pippone, cioè... Poi adesso giochi di società, cioè tagliamola abbastanza corta. Diciamo. No, diciamo che sai che i giochi di società sono sottovalutati perché le persone pensano al noto gioco come la città italiana in cui devi spostare i pedoni. Ma si può dire oppure, Monopoli? Non lo so, il gioco dell'equa qua. Si può dire. Vabbè, ma io non voglio fare pubblicità gratuita, voglio essere pagato per fare pubblicità. Va bene. Stavo per dire... Se la giochi, presidente del Genoa, ti paga, vai. Guarda che stiamo entrando. Eccoci di nuovo qui con la meglio gioventù che sta cercando soluzioni per i giorni di ultra pioggia come oggi. Di ultra pioggia. Però sottolineiamo che Pasquetta ci è andata bene. Ma il famoso detto che a Pasquetta piove sempre, la maledizione che quando organizzi le grigliate poi piove. Nel mio paese c'è è diverso, infatti ha funzionato. Noi abbiamo Pasquetta e poi dopo la festa del paese il giovedì. È puntuale che o ci va bene a Pasquetta o ci va bene il giovedì. E infatti è andata bene a Pasquetta. È giovedì scorso, infatti, era brutto. Non è stato molto bello. Vabbè, funziona. Ma cos'è che si può fare? Ci si autoinvita a casa di amici, ragazzi. Però Pasquetta quest'anno è andata bene a Milano. Sì. Vedi? Sì, sì. Quindi no, infatti fortunati. Io ho grigliato da Dio. Che cosa? Non lo dico. Grazie. La quaglia no. Ci si autoinvita a casa di amici. E cosa si fa? Cosa si fa a casa di amici? Si gioca dei giochi di società. Giochi di società. Giochi in scatola. Tutta le serate più belle del mondo, ragazzi. Le serate più belle del mondo. A un tavolo, a bere qualcosina, stuzzicare qualcosa e giocare. Ma sono sottovalutati questi giochi di società? Sono veramente sottovalutati. A me piacerebbe veramente che le giovani generazioni, tra le quali ci mettiamo dentro chiaramente anche noi, perché sì, ma siamo noi stiamo la meglio esclusi. Gioventù. Riscoprissero i giochi di società. Ma sai cosa? Secondo me c'è l'ideale del gioco in società, che sono sempre i soliti, in cui devi spostare le pedine. Ma sono stati inventati di quei giochi di società che fanno riflettere, sì, soprattutto anche sui pregiudizi. Fanno molti ridere, ma fanno anche riflettere. Tra il serio e il faceto. Tra il serio e il faceto. Come dice la nostra Cutrones. La nostra Cutrones che salutiamo. Che ci manchi tantissimo. Fra un po' può intervenire per dire... Ti chiediamo un appello per sapere come va. Come stiamo andando, esatto. Visto che sei la nostra Pippo Baudo. La nostra PM. La nostra PM. Pippo Baudo è diventata adesso. Vabbè, ci ha scoperto. Ma secondo te come dove stiamo andando? Secondo te come stiamo andando? Secondo me è bene, dai. Ancora, potevamo parlarci sopra. Cioè, io non la capirò mai sta cosa. Ma Tiziano l'ha sentito. Facciamo... Dai, recuperiamo sui giochi di società. No, allora, prima facciamo partire l'audio di Francesca. Io farei partire l'audio di Franci. Okay, allora, risblocca lì. E io poi... tiro su qui. Forse Pippo Baudo l'ho detto troppo forte. Non far partire niente perché ho messo il volume. Pippo Baudo l'hai proprio... No, aspetta un attimo perché... Non sai più la password del no, mio computer. So, È il giorno del mio compleanno. Aspetta, il giorno del compleanno, lo so, ho sbagliato. Sai che io, no, questo te lo dico. Me lo dici fuori onda? Fuori onda. Perché non tu oggi so mi stai mettendo in difficoltà in onda. Perché?
perché hai detto delle cose che non dovevi dire. Dopo te lo dico fuori onda. Ah, è quella roba lì. È quella roba lì. No, aspetta. No, Ah! Ah! Mi hai messo un pochino in difficoltà. Vabbè, ma ragazzi, bisogna accettare. Comunque, qui c'è da togliere il finimondo. Quando c'è il doppio, dobbiamo togliere il mondo. Perché qui, secondo me, rischiamo che ci fa finire a un quarto. Secondo me, dobbiamo togliere il mondo. A che ora parte il TG? 20:57? Massimo è 56, no, 56-59, non facciamo scherzi. No, quindi 56-30 massimo. Deve partire la canzone, ma secondo me dobbiamo togliere un bel po' di tappetini. Quindi cosa vogliamo fare? Ah, l'audio di Francesca. Audio di Francesca e poi ricopriamo sui giochi di società. Mm-hmm. Approfittiamo di questi 4 giorni di pioggia per riscoprire i giochi di società. Posso lanciare Lunatica? Posso lanciare Lunatica, certo, bene, va lanciata. Chiedi chi è Shade? Shade. Shade. Shade o Shade? Shade. E però è Shade. È il Torino. E però è Shade. Però nel momento in cui tu ti scegli un nome inglese, però te lo dico, sai che l'altro giorno, io sono flusso di pensiero, l'altro giorno stavo ascoltando, non è vero, stavo, non ce la faccio parlare, scrollando l'Instagram e nei Reels mi è uscito questo video di questo ragazzo italiano che parlava in inglese, terribile, ma in italiano in inglese è proprio male e io mi ci metto dentro, noi italiani, io sono dentro. E molti parliamo in inglese veramente male, con una pronuncia renziana. A me lo dici. Tu non lo parli proprio, tu almeno non ci provi. No, ieri con Sara stavamo guardando le offerte formative per la magistrale. Ah, è vero, perché ci siamo dimenticati in tutto questo, perché ogni giovedì qui si festeggia Lorenzo. Sì, infatti. Non si sa perché, in qualche modo ogni giovedì si deve festeggiare Lorenzo e io qua. Ma perché tu stai tutto vicino, compleanno e laurea. Ma infatti è un incubo per noi, spoiler. Per i regali. Perché cosa hai fatto ieri? Ho discusso al bar. No, scherzo. Al bar. Ho discusso la tesi di laurea. Quindi mi hanno proclamato. Non ti hanno proclamato. Sì. Ti hanno proclamato? Mi ha detto, col potere che mi dà la legge, il magnifico rettore, la proclamo. Ah, quindi ti hanno anche proclamato. Sì, però poi la proclamazione effettiva ci sarà poi. Però tu al momento sei dottore. Io sono dottore. Su LinkedIn no, non fermi. È vero. Non fermi. No, fermi tutti. Aspetta, aspetta che adesso ti cambio la qualifica. Prima facciamo sentiamo Francesca, poi ci attacchiamo. No, prima questa, dico che ho appena scoperto. Poi dopo sentiamo l'audio di Fra. Ma stai scherzando? Che non me lo dici che ti ha pure proclamato? Bentornati alla meglio gioventù dopo Tiziano Ferro ineguagliabile. Era Tiziano Ferro questo? Sì. Ok. Te l'avevo già detto anche. E comunque, come ogni giovedì si festeggia, perché ho appena scoperto all'ultimo che il nostro professore ha cambiato titolo, ora è dottore. Però legalmente sto giro. Legalmente. Mentre il professore era così. Spieghiamo perché spocchia. Sei dottore prima che ti chiamano per le visite. No. Perché ieri ho discusso la tesi e mi hanno ufficialmente proclamato dottore. Bravo. Grazie. Applauso allontanato dal microfono. No. Però è anche vero che qua sta parlando una che è già dottoressa da diverso tempo. Sì, ma non stiamo e parlando. E non ha poi. Ma io l'ho detto quando mi hanno proclamata comunque. Ma io sono molto tranquillo, non dico niente, sono molto. Scaramantico? No, assolutamente. Non però ti interessa. No, mi faccio i fatti miei. Non mi piace che tutti sappiano le cose. Sentiamo però, cosa ne sentiamo, pensa Francesca. Esatto, non stiamo andando bene. Sentiamo, Fra. In circonvalla la meglio gioventù e devo dire che ai microfoni questa sera, mamma mia, ma che bravi miei ragazzi, ma che cosa non mi avete fatto. Sono proprio fiera di voi, vi mando tanti bacini, divertitevi, bacini. È veramente la nostra Pippo Baudo, sto giro non urlo, scusate ascoltatori se vi ho distrutto l'orecchio. Hai regolato il volume della voce. Precedentemente. Però Pippo Baudo va urlato, è un nome che va detto altisonante, voce. Cioè altisonante di per sé, cioè devi dirlo con una carica a pieni polmoni, come quando urla in montagna.
Non ti è mai per capitato vedere se fa l'eco? come Aldo Giovanni Giacomo, esatto. No, non ho mai urlato in montagna in realtà io. No? No, ma perché dovresti urlare in montagna? A parte che è una delle cose che ti dicono di non fare. Perché? Non lo so, per le valanghe forse, ma... Adesso ascoltiamo un po' di canzoni, poi al massimo ne riparliamo e riprendiamo anche il discorso sui giochi da tavolo, eh. Mi ero persa, non me ne ero accorta, grazie. Grazie. Buono, bello. Allora, adesso sono... disastro. Allora. Qui c'è un problema, perché qui ci parte 56 il tappetino, 57 la canzone, non va bene. Quindi qui io devo almeno togliere un tappetino, vero? Togli uno e facciamo i salutini, uno. Facciamo così, eh? Per forza. Per forza. No, 56, 57 mi parte la canzone, non va bene, vero? Io non vedo niente da qua, infatti io... Lo so! Io sono andato avanti a parlare perché ho detto, cioè, pensavo ci fosse la doppia cifra. No. Io questo lo toglierei perché a 57 parte la canzone e non va bene. Allora, deve partire prima di 57, perché 57 deve partire il TG. Guarda quanti tappetini dobbiamo togliere. Ah, togli un tappetino. Ok. Cos'è, 56 parte la canzone? Ma che c'è ancora? Dopo i Sei Tu Pegu. No, ma hanno tolto i tappetini. Eh sì, dopo i Sei Tu Pegu si toglie tutto. Rimuovi. Ma possiamo finire di nuovo con i Sei Tu Pegu? Questo vuole la radiofonia. Mamma, quanti tappetini da togliere? No, non è vero, è di 15 anni fa, Sei Tu Pegu. L'avevamo cercato. Mamma, mi sento di avere il potere del mondo nelle mie mani. No? Ragazzi, ma... Questa comunque è mia nuova. Cosa? Ludopatica. Ma cosa? Vogliamo parlare anche di quello? Goloso. Ma quello è una patologia. No, diciamo, no, dobbiamo iniziare a portare uno psicologo però questo, qua. Però questo lo dico, perché l'altra volta c'era gelosa e l'avevo letto golosa. Allora, ascolta, io mi fido di me stessa, ma non così tanto. 20 e 55 in circonvalla tappetino, 20 e 56 hai Sei Tu Pegu. Sì, 20 e 58... Basta, basta. Possono rimanere solo le canzoni. Sì. Io le lascerei le canzoni. Sì, tanto vanno via. Controlliamo solo che poi partirà il TG. Sì. Facciamo di nuovo il balletto. Pegu. Puoi fare anche tu il balletto insieme. Ma qual è il balletto? Non abbiamo fatto il balletto l'altra volta. Okay. Eccolo. Che trasmissione è? No, tu non stavi ascoltando me, Francesca. Ma io non stavo ascoltando. Come faccio a non ascoltare? Comunque, ci fanno sapere. Ci fanno sapere? Non ci fanno sapere niente. Ti fanno sapere? Non mi fanno sapere. Allora, qui ho abbassato. Sì. Bruce Springsteen, adesso a parte, dai. Cos'è che era? Lunatica. Sopra. Aspetta, gelosa e lunatica. Ma perché? Perché tu hai... Perché adesso dico che l'altra volta gelosa l'avevo letto golosa. Lunatica, questo lo leggo ludopatica. Entri tu, ti faccio entrare. Lunatica era di allora, Shade, quindi era abbiamo Shade, questa cosa. Lunatica. Shade. Sì. Shade o Shade. No, però era sua questa. Shade, cioè, di Lunatica. Cioè, Lunatica di Shade. Lunatica di Shade. Allora, chiariamoci un attimo. Noi abbiamo due tappetini da un minuto. Sì. Poi abbiamo 2000 minuti. Ok. Cos'è Annalisa? E poi abbiamo un minuto. Ma quanto fa ridere? Abbiamo due tappetini da un minuto. Da un minuto, poi 2000 minuti e poi un minuto. Quindi basta, dobbiamo poi... chiudiamo il discorso sui giochi di società e sulla pioggia. Dai, ma dimmi un posto a Milano. Diciamo un posto a Milano, non parliamo di posti generici. Un posto a Milano. No, parlo delle ludoteche a Milano. Ci mettendo, la Design Week. Basti. Mamma mia, cosa stavo per dire? Cosa stavi per dire? Anche fa niente della Design Week. Sai quando io sabato ci vado? Prendo l'intera giornata da mattina a sera. Ma chi te lo fa fare? Ma stai a casa? Questo qua? Domenica? Sabato. Che è l'unico giorno di bel tempo. Ma vai. Dai. Due minuti, cosa c'è, vuoi? C'è Cannabis Day. Ma sai no, che... quello intendevo. Cosa vai? Al Cannabis Day ci andrei volentieri, se solo fosse legale. Alla Designs Week. Vado alla Designs Week. No. Certo. Ho anche Comunque. Trovato una accompagnatrice. Chiaramente.
pagata? Pagata. No, allora, siamo giunti un po' a un compromesso. Io porto lei le basta che andiamo in qualcosa sulla Corea, perché lei è una pezza sfigatata. Corea. Ma poi in realtà piace anche a lei. Poi andiamo a mangiare il ramen. Hai mai mangiato il ramen? No, non mi piace il ramen. Ma l'hai mai assaggiato? No, non mi piacciono le cose bordose in generale. No, è proprio il fatto di... le la cose zuppa non la mangi? No. Non mangi il minestrone? La no, pastina in brodo, il ragno in brodo? Il passato. Il passato. Il passato però denso. Quello frullato. Allora, anch'io sul frullato. No, quello frullato, quello della vaschetta. Ma secondo te io... mica ho fatto l'alberghiero io. Hai fatto giusto pasticcere. Sì. No, beh, ci sono delle ludoteche a Milano comunque. Io non consiglierei alla gente di andare... Aspetta, no. No, nei giorni di pioggia. Perché io stavo pensando... ci sono diverse ludoteche. Tu mi hai detto di stare a Milano. Sì, ma dei posti un po'... no, non possiamo fare pubblico. Infatti, senza dire i nomi, però ci sono tante ludoteche a Milano. Andiamo tutti in palestra. Andiamo tutti un giorno in palestra. Ma basta, la palestra. Io non ci... io... sai che inizio... oh, adesso devo dire una cosa... oh, finalmente, dopo un anno che non faccio di nulla faccenza e di ozio totale, no, non è vero, studiavo come una bestia. Mio Dio, è la mia vita. Dopo un anno a studiare come una bestia e di nulla attività fisica, mi sto iscrivendo a Pilates. Sì. Non so quanto ci crediamo tutti che io ci vada. Ma cioè, compagnia, vai da sola? No, da sola. E allora, che dico, allora so molli dopo tutti. Una settimana. No, vado a fare giovedì la prova e faranno una valutazione. Io già ridevo. Gli volevo dire, ma potete bocciarmi, perché secondo me mi bocciano. Faremo una valutazione. Cos'è che avevo detto che rientravo? Cosa avevo detto che rientravamo? Ah, rientravi tu a dire su... ah, entro io? Se vuoi dire stronzato. Sì, sì, è vero. Allora, mettendo da parte il grandissimo boss Bruce Springsteen, io ho letto... ludopatica al posto di lunatica, e di la nuovo, canzone siamo ancora qua. Precedente di Shade. La settimana scorsa avevo letto golosa al posto di gelosa. Era golosa al posto di gelosa? Era golosa al posto di gelosa. Non so se non sono è. Io che sono un po' così. Ma oggi stiamo proprio sfidando l'Accademia della Crusca, l'italiano. Sì, l'abbiamo lasciato... sì. A casa. Comunque, veramente. Amici di Crystal Radio, della Meglio Gioventù, stavamo dicendo, giornate di pioggia, cosa giochi facciamo? Di società, Milano, una bella ludoteca. E dov'è che ti è venuta esattamente l'idea? Dalla ludopatia? No, sicuro? No, no, assolutamente, una bella ludoteca dove entri, prendi qualcosina da bere, ti scegli il gioco di società sui vari scaffali, ti siedi al tavolo e con la compagnia giusta, perché giochi di società li fa la compagnia. Bisogna come... scegliere le persone, ma perché sennò non ridi. Se trovi persone, non devi trovare persone che si arrabbiano, perché sennò il gioco finisce subito. Sì. E poi giochi quelli tra serio e il faceto, i cosiddetti così. Party game. I che? I party game. E sarebbero? I party game. Ah, questa era la tua versione in inglese. Però l'ho detto bene. Non lo so, per una volta sembrava che mangiavi bene. La parola. Eh beh, perché di solito invece si capisce bene tutto di quello che dico. Mangio una parola ogni tre. È che in inglese non capivo. In inglese è ancora capivo. Peggio. Comunque, ragazzi, noi adesso... ascoltiamo una canzone di Mara Sattei, 2000 minuti, poi ci ritroviamo per i saluti chiaramente. E con quanti minuti? Ci troviamo per un minuto dopo 2000 minuti, che non sono per noi 2000 minuti però. No, anche perché 2000 minuti, con tutto il rispetto, sono solo per chi ci ascolta canzone, questi 2000 minuti praticamente. Sono solo per chi ci ascolta, esatto. Poi ci ritroviamo, dopo appunto ci salutiamo. Intanto vi ricordiamo che potete scriverci a 331 78 53 55 5. Quindi solo i saluti. Basta. Stavo per dire, anche perché 2000 minuti di Mara Sattei. Non puoi! Ma no, posso dire. Posso dire. Tra l'altro, Mara Sattei mi ha dato l'ispirazione per Marenzo Losieri. Sì, perché lei è Sara Mattei. Lei è Sara Mattei. Ma è parente di Mattei, no? Non quel Mattei lì. Non lo so. Sai che noi una volta abbiamo fatto questo giochetto e c'è andata? Un paio di volte mi è funzionata. Cioè, infatti, contestualizziamo un attimo. No, c'era questa mia prof alle superiori che aveva questo cognome singolare. Adesso non me lo ricordo.
Ma noi, tipo, non mi ricordo chi l'ha chiesto, è saltata fuori essere effettivamente tipo la nipote di tale ex ministro. Che cacchio che era. Noi, ah, perfetto. Ho imparato a non fare più domande a sto modo, prima che salta fuori. Tipo Francesca, mi è venuto in mente recentemente, Cutrone, è stato un attaccante. È tuttora un attaccante, non mi ricordo in che squadra, giochi. Non lo so. Sì, però... Vabbè. Ti interessa di calcio? Vabbè, così, era un minimo. L'FC internazionale la guardo sempre volentieri. Scusami, è andato un po' di traverso. A me fa troppo ridere dire FC internazionale. FC internazionale. Come la società sportiva Calcio Napoli. Cioè, mi piace dire i nomi completi. Non so perché. Per me è proprio una roba mia da persona non particolarmente a posto. Quindi tipo PM, pubblico ministero, AD, amministratore delegato. Ma no, ma per le squadre mi fa ridere. Perché nessuno dice... società sportiva Calcio Napoli, tutti dicono il Napoli. Per me è il Napoli, che tra l'altro il Napoli, non lo so se dicono il Napoli, perché il là sono noi qua, non dicono il Napoli giù, dicono sì, il Napoli. Cosa dicono? Sì, no, vero. Napoli, vero. Quello è solo con i nomi il problema. No, con i nomi è sbagliato, cioè a me non piace per niente. Tu lo fai? Ogni tanto sì. Sai che solo con le femmine? Eh sì, tipo c'è una mia amica, però tipo se c'è, no, una mia amica si chiama Greta, non dico andiamo... Dalla Gre. No, dalla Gre lo dico. Ah, una mia amica si chiama Giulia, l'ha detto, dico però questa roba qua l'ha detta Giulia. Anch'io. Ok? Se una mia amica si chiama Silvia e dico questa roba qua l'ha detta la Silvia, cioè dipende dal nome. Io? Elisa, l'Elisa no, perché poi devi fare anche la liaison. Sai cosa? Con i maschi, i nomi maschili, no, cioè tipo il Lori, che l'ha detto Lori, l'ha detto Miki. L'ha detto Sara, però effettivamente l'ha detto Sara. Però non in questo, secondo me non l'abbiamo contestualizzato bene. Tipo chi ha fatto questo? La Sara, non Sara. Chi ha fatto questo? Giulia. Ecco, Giulia non glielo metto davanti. No, Giulia no, ma perché dipende sempre da come inizia il nome, tipo. La Francesca. No, la Francesca. Oggi stiamo proprio sfidando l'Accademia della Crusca, signore e signori. E quindi dobbiamo chiudere. Entri te, Eli? Sì. Dobbiamo chiudere. Ma carina, dai. La mia voce. E siamo tornati per l'ultima volta. l'ultima volta faccio per le corna. Sera. Vabbè, ma tanto ormai tu sei talmente veloce con i processi, compleanno, laurea e tutto. Sì, vabbè, faccio anche il funerale. Volevi dire quello? No, cioè, non estrema te la unzione mica tirare. E il funerale. Ragazzi, noi ci ritroviamo. Salutiamo intanto. Salutiamo Francesca, innanzitutto il seguito. Nostro pubblico, no, ministero. Francesca. Ah, esatto, ok, sì. Cutrones. Qua c'è il professore. Che ci ascolta, e l'amministratore delegato. AD, per gli amici, grazie. Per gli amici, per chi invece vuole dire le cose per bene, amministratore delegato. E vi ricordiamo che ci potete appunto seguire tutti i giorni su Milano All News. Ci ritroviamo tutti i giovedì dalle 20 alle 21 su Cristal Radio. Questo è il momento per fare l'unisono, quindi salutiamo anche all'unisono. Ciao! Nossa. Ah sì, non sei animata. Dai, com'è stata come chiusura? Secondo me, no. Non stavo capendo cosa stavamo facendo, no, e quindi... Perché io non pensavo, ho visto sotto il rosso, però non avevo... Non era lui il rosso. Non era lui, infatti ti vedevo andare lungo e ho detto... Sto zitta perché sennò è peggio. Vabbè, però con la questione dell'umido non ce la siamo cavata. Sì, no. Ce l'abbiamo fatta. Te la sei cavata? Tu stavi parlando. Infatti ero io che mi... Cosa ci ha detto Fabio appena prima che noi andassimo in onda? In teoria chi sta in centro conduce. Noi facciamo quello che vogliamo. Ma perché noi qui siamo a basso le regole. Cheat, proprio le persone giuste a basso le regole. Ma poi cosa deve succedere? Deve succedere che adesso tra poco va via. Ah sì, ma sei animata. No. Eccoci. Boh. Controlla. Cosa devo controllare? Tu cosa hai controllato l'altra volta? Niente. Station break. Ah no. No, sono passati loro.
Ragazzi, saluta Eli che vado a Com'è che c'è effetto laser? No, aspetta, qui come si esce? Lascio andare ancora un attimo qui per sicurezza. Aspettiamo che parta il TG per sicurezza. Ma in realtà una volta che parte, poi mi sa che... Una volta che si è aggiornato tutto possiamo uscire, no? Sì. Sì, con la Chrome è sempre fatto così. Posso uscire? Va bene, ora chiudo io. Vai. Chiudo? Sì. Ciao Michael Teleo. Michael Teleo. Michel Teleo. Disconnetto. Vai. Ah sì, non si è, mi matta. Giusto, aspetta, controlliamo. Io avevo chiuso il microfono, no? Sì, non stavo parlando su Michael Teleo. Eccolo, perché Lorenzo ha scaricato l'app di Crystal Radio per ascoltarci comodamente, come dovreste fare tutti. Vi salutiamo, è stato un piacere. Quello verde, che poi non diventa rosso. Noi ci rivediamo giovedì prossimo, sempre qui in Circonvalla, la meglio gioventù, e anche tutti gli altri giorni dalle 18 alle 20 con il palinsesto di Milano News.